Glitching Matrix, parte 3. Quando ero piccola, 6 o 7 anni, ci siamo trasferiti nella città dove vivevano i miei nonni. Mio padre lavorava e noi andavamo a scuola. Mi ricordo molto vivamente di aver posseduto un enorme coniglio di peluche viola con una carota disegnata sotto al suo piede sinistro, che era bianco. Era soffice e peloso e leggermente più alto di me, largo il doppio rispetto a me. Lo portavo ovunque e facevo sempre scattare delle foto ai miei genitori o nonni. Era sempre presente nelle foto che facevamo, non era un amico immaginario. In ogni caso, dopo il trasloco non siamo riusciti più a trovarlo. I miei genitori hanno pensato che potesse essere volato fuori dal finestrino dell'auto durante il viaggio perché era con me nel sedile posteriore. Abbiamo anche cercato nei vari negozietti dell'usato nelle vicinanze per mesi, ma niente, era sparito. Qualche anno dopo stavo sfogliando un album di foto e ho trovato una foto mia risalente a prima del trasloco. Nella foto sembra che io stia abbracciando qualcuno. Io ricordo questa foto vivamente. Stavo seduta al tavolo dei miei nonni, giocando con mia nonna, mentre abbracciavo Carota, il mio peluche. Solo che Carota non era nella foto. Ho chiesto di lui ai miei genitori e loro mi hanno risposto: chi è Carota? Non hai mai avuto un coniglio di peluche viola e gigante? Forse era un tuo amico immaginario. Con Google non ho mai trovato nulla di simile a Carota e non ho idea ancora oggi di cosa gli sia accaduto. Penso che lui esistesse in un'altra versione di questa realtà e che per qualche motivo si sia trovato in questa realtà per poco tempo.